Gatto si ferma, attendo un compagno che non c'è, riesce a destreggiarsi in mezzo a due, palla in mezzo, a cavallo il miracolo di Calderaro, vicinissimo al gol tra le due panchine, lancio a cercare Ajaval, Gatto in area di rigore, Gatto l'ha battuto in due tempi il portiere, che opportunità sprecata da Gatto, le maniete venò subito su Serrago, il cross di Serrago, Ajaval, il gol del Bocale, il gol di Ajaval, al 35esimo minuto arriva il gol del vantaggio. Pellegrino, la battuta, la traversa, traversa colpita Pellegrino, incredibile, ora la metà campo, lo prolunga di testa secondi per Favasuli, cerca subito lo scatto di Ajaval, Ajaval è solo davanti al portiere, Ajaval ed è il raddoppio del Bocale, grandissimo gol del Bocale, questa volta Favasuli ha servito alla perfezione il compagno d'attacco ed è arrivato il 2-0. Nel cuore dell'area, colpo di testa dentro l'area piccola, ci è arrivato di testa contro il River Plate, più o meno da quella posizione, ci prova ed è il gol del 3-0, il gol di Etevenò, ce l'ha fatta. E la conquista Puccinelli, che parte in progressione, serve però Ajaval, sono due contro due, Ajaval, serve Puccinelli, 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 il sinistro sorvola di pochissimo la traversa, bellissima combinazione tra i due, vicinissimo al poker il Bocale con Puccinelli che chiude la partita. Dunque dopo 4 minuti di recupero, erano 4 non 5, il Bocale ottiene la prima vittoria in campionato battendo 3-0 la Paolana. Le reti nel primo tempo di Ajaval al 35esimo, ancora Ajaval al 15esimo della ripresa, poi il Tris che ha messo il sigillo sulla partita al 28esimo su calcio di punizione di Etevenò, ottimo l'esordio da parte dell'argentino, ancora una volta sono 3 gol tutti argentini per il Bocale che raggiunge quota 5 in classifica, la Paolana, superando la stessa Paolana che resta a quota 4, una Paolana che dopo l'uscita per infortunio di Pellegrino inizio ripresa si è un po' spenta soprattutto in fase offensiva, il terzo gol ha poi messo il sigillo sulla partita. È tutto dallo stadio Pellicano di Bocale, vi saluta Domenico Geria, ringraziamo Bruno Taverna alla regia, ci risentiremo per le interviste post partita, nel frattempo Bocale batte Paolana 3-0, il finale dal Pellicano